Ciao ragazzi, bentornati nel nostro canale. Oggi faremo una reaction un po' particolare, infatti faremo una reaction a American Things European Find Weird. Quindi siamo curiosi di vedere cosa gli europei, noi siamo ovviamente italiani come europei, trovano strano degli americani. Io e Francesca l'abbiamo detto anche nel video di Geography Now degli Stati Uniti, in realtà abbiamo vissuto un periodo negli Stati Uniti, quindi magari riusciamo anche a vedere degli aspetti che abbiamo effettivamente riscontrato, oppure non saremo d'accordo, lo scopriremo guardando il video. If you've ever seen Quentin Tarantino's hit movie Pulp Fiction, you'll know it opens with a scene in which Samuel Jackson shows his surprise regarding the legality of cannabis smoking in Holland and the fact that the French eat their fries with mayonnaise. Ugh, is his reaction to the use of such a condiment. Well, we can tell you ugh works both ways, and there are plenty of things Americans eat, do, believe, and say that Europeans find plain weird. Today, we'll look at some of those things in this episode of the Infographic Show. American Things Europeans Find Weird. Don't forget to subscribe and click the bell button so that you can be part of a notification squad. We'll stay with food and restaurants for the time being. As we've discussed in other shows, not everyone in the world is so draconian about tipping. In fact, in some parts of Europe, throwing a buck on the counter after receiving a cold beer would be totally insulting. In many European countries, tipping in some situations can be seen as charity. When visiting the US, many Europeans might find it weird that a waiter or waitress keeps coming back to your table. In the States, it may be seen as just good service, but to some Europeans, it can be construed as someone getting in the way of a good meal. That meal, by the way, could be about 3 times larger than many people in Europe are used to. In general, American food portions look to some Europeans like they are supposed to feed 2 people. It may also seem like an act of largesse to some Europeans when someone keeps refilling their glass of soda or cup of coffee for no extra cost. In terms of the food itself, as we noted earlier, Americans and Europeans have very different ideas about what goes with what. Pancakes for breakfast with fried chicken, are you kidding me? Says the traveling European. And what about putting honey on bacon for breakfast? The Frenchman wanted mustard with his sliced beef and tasted something not like mustard, but a sweeter version with less bite. The Italian went to Chicago and in one restaurant ordered a pizza, only to be served what he thought looked more like a quiche or a cake. So, what about when Europeans head to the store? Again, the rather Vogliamo commentare le prime cose che hai Sì. detto? Quindi, quello sulle tip, la grandezza dei pasti e il refill anche. Mm, i Il fatto che camerieri. comunque il servizio è molto attento e consistente. Allora, sicuramente la parte del dare la mancia, la tip. Io non ero abituata perché alla fine in Italia non è visto come un insulto in No, realtà, cioè se lasci la mancia esatto. il cameriere è contento, Sono però d'accordo. non è abitudine, cioè generalmente non si lascia o al massimo quando paghi il conto se c'hai qualche centesimo di differenza gli lasci quelli Esatto, sì, non tante è... Io anni fa ho lavorato come cameriera e posso dire che sì, le mance non erano all'ordine del giorno. Poi sì, c'è chi ti dà qualcosa, però come ha appena detto Anna, spesso sono gli avanzi, cioè tipo il resto, diciamo, che Esatto. invece di tenerselo il cliente lo dà ai camerieri. Però non vorrei dire che è una cosa che noi europei troviamo strana negli Stati Uniti, nel senso che ormai, anche grazie ai film, veramente lo sappiamo tutti. Sì. E poi c'è anche una spiegazione abbastanza semplice e logica per il fatto che in America viene sempre lasciata la mancia, che è quella che comunque i camerieri ci vivono praticamente, perché comunque la loro paga base è molto bassa, non viene pagata l'assicurazione sanitaria, eccetera, eccetera, che quindi parte integrante del loro stipendio è data da queste tip. Adesso ci sono sempre più ristoranti, almeno nella mia esperienza ho potuto vedere, che sottolineano che nel loro ristorante non è necessario lasciare la tip perché sono i datori di lavoro che pagano in modo completo i loro dipendenti. Quindi non penso che stia cambiando la cultura, ma forse un po' si sta, diciamo, sta dando dei segni di rivoluzione, forse anche nel settore della ristorazione, non lo so, però io da qualche parte l'avevo vista questa cosa. Comunque i locali si vantano Pagare di equamente, pagare però equamente e sì. quindi non richiedere la tip. Quindi Però direi sì, non non strana, ma secondo me diversa. non è strana nel senso che sai che funziona così in America, comunque magari guardando film, però magari quando ti trovi nella situazione all'inizio in cui non sei abituata, non sai esattamente quanto dare Ok, e è quello vero. sei un po' in difficoltà. Sì, è Anche il vero. fatto in America non sai mai quanto spendi, vai al supermercato e non ci sono le tasse, vai al ristorante e devi aggiungere la mancia, quindi è sempre Ecco, un po' questa è una cosa questa. strana, spero che ne parlino, perché effettivamente quella è una cosa particolare, che tu vedi dei Sì. prezzi al supermercato, ma non hai il prezzo finale e non è che è Mm. facilissimo da calcolare che stai lì e capisci. Sì, io non lo sapevo, me l'ha raccontato una ragazza che è stata a New York. E
Sì, poco tempo fa. Questa mi ha stupito molto, infatti. Cioè, tu vai al supermercato, vedi i prezzi, ma non sono quelli. Esatto. Anche perché poi, in base allo stato in cui vai, è diverso. Quindi una persona che magari fa il turista e gira vari stati, cioè, è davvero difficile riuscire a capire alla fine quanto ti troverai a pagare. Smile and general friendliness of staff may seem strange to someone from grumpy England, where service with a smile is certainly no guarantee. In fact, it's been remarked that American friendliness can result in some Europeans thinking something suspicious is afoot. If that European is in the store to buy a pack of cigarettes or a bottle of wine, they may be extremely surprised when they get asked for ID, as that might not have happened to them for over a decade or two. Scusate, devo stoppare anche qui, perché sulla cosa dei supermercati sono assolutamente d'accordo. Tra l'altro c'è proprio una catena di supermercati, almeno in California, che si chiama Trader Joe, che qua, ogni volta che mi trovavo a pagare, prima di pagare avevo una sorta di mini conversazione, cioè c'era sempre il cassiere che mi chiedeva: ehi, ciao, tutto bene? O magari mi faceva una domanda inerente alle cose che stavo comprando, tipo: ah, quindi stasera fai una festa? O domani cucini il pollo? Non lo so. Quindi proprio penso sia anche proprio una policy di quel supermercato, e siano stati sia stato fatto un training perlomeno, perché era proprio consistente, sì, questa cosa, che è sicuramente diversa e inizialmente può stupire, perché sembra quasi un eccesso di confidenza da parte del cassiere alla persona. È vero, è vero. E anche in generale comunque l'approccio dei lavoratori è sempre molto cordiale. Friendly. Esatto, che qua è un po' diverso, nel senso, fai il tuo lavoro, basta che lo fai bene, non devi avere quell'attenzione in più verso il cliente. Che poi, esatto, la richiamavano all'inizio anche nel caso dei camerieri, che però ovviamente devono anche avere le mance, quindi là ha anche un secondo fine, sì, in più. Invece qui, questa è un'altra cosa verissima, ossia che se si va a comprare delle sigarette o dei liquori, del vino, birra, quello che è, alcolici in generale, viene sempre richiesta la carta d'identità. Ma sempre, cioè anche se tu palesemente hai 80 anni, viene comunque chiesta. E sì, secondo me effettivamente questo è un po' strano. E anche la cosa più strana ancora, secondo me, è che in America ci sono i bar in cui proprio per entrare praticamente ti chiedono la carta d'identità. Sì, senza praticamente. Esatto. E devi essere maggiorenne. Invece in Europa comunque il bar, cioè in Italia comunque il bar e il caffè sono uniti. E quindi ci entra chiunque, e chiunque può ordinarsi un caffè, se è minorenne, o una succo, una Coca-Cola, esatto, piuttosto che ordinarsi un alcolico. Quindi il luogo in realtà in cui ti ritrovi da minorenne e da maggiorenne è lo stesso, invece in America non per forza. On top of Europe mainly having laxer laws on age restrictions, IDing people is not such a big deal as it is in America. Only in July this year, Oasis frontman Liam Gallagher said he was ID'd in the US after trying to buy cigarettes. He tweeted, "I've just been told I can't buy cigs unless I got ID'd. I'm 40 freaking 4, has the world gone mad?" Indeed, in his home city of Manchester, he'd probably been buying his smokes for 30 years without a problem. And then the European looks inside his or her wallet, only to see a bunch of notes that all look the same, all the time wondering how this could possibly make any sense. The good thing is, in America, you can pay with plastic just about anywhere, which is something many Europeans are still not used to. Mm-hmm. They may also be unpleasantly surprised to find out, when they do buy something, taxes get added on top of the price they saw. So they try and get back to their hotel, but have to ask the way. They are told to walk 6 blocks this way and turn left. Only for some Europeans not familiar with the US, giving someone directions using blocks may seem weird. Parts of Europe were not built with city blocks in mind, and just gradually spread in a way that makes it hard to find your way around. When they finally do get back, they settle down to watch some TV, only for some reason the shows are interspersed with commercials that seem to be longer than the actual minutes given to the actual content. This drives some Europeans crazy. At some point, they might come across World Wrestling Entertainment and be quite confused at how some Americans can get so worked up about what to them looks like an act with an ending already scripted. You may have to be an American to enjoy that kind of drama with such passion. Turn over to the news, and depending on the channel, this may also look something like a drama or a soap opera to a European. They may easily believe they are watching a news satire. One of the great things in America, though, for some Europeans at least, is the fact that some things are open 24/7. Yeah. Can't sleep? Just go out. Shopping hours are relatively quite restrictive in many European nations, but in most places in the US or near a big city, there is always something to do or buy in the middle of the night. Allora, devo dire che è vero, ma non verissimo, nel senso che sta dicendo che ci sono degli shop aperti 24 ore su 24. Allora, sì, ma nelle grandissime città, e gli Stati Uniti secondo me sono molto particolari, almeno per la mia esperienza, perché al di fuori della grande città
c'è il nulla cosmico. Cioè, non è magari come da noi in Italia, dove siamo fatti di tanti piccoli paesini e poi ci sono le grandi città, ma ogni piccolo paesino ha più o meno tutti i servizi essenziali. Sì. In America, sì. Cioè, io ho vissuto in un posto, in un'area suburbana, dove dopo le 9 di sera, cioè noi ci trovavamo alle 9 di sera, fine, neanche Starbucks era aperto. E quindi ci trovavamo a girovagare dove letteralmente, a meno che non volessimo andare da 7-Eleven, che è come dire fermarsi all'autogrill, quindi diciamo che non è proprio il posto dove ti fermi con un'amica, non c'era nulla. Quindi, ecco, secondo me è molto più strano questo, che vai in una grande città e hai tutto aperto 24 ore su 24, a parte che anche a Los Angeles, per esempio, i negozi non aprivano prima delle 10 o le 11 di mattina, che anche per me questo è un po' strano. Sì. Quindi ci sono un po' questi paradossi. Per me questa è la cosa più strana, piuttosto di quello che sta dicendo, che invece è sempre aperto tutto. Ma poi penso che anche in alcune città italiane grandi penso che ci sia comunque qualche negozio, qualcosa sicuramente aperto 24 ore su 24. Quindi 24 ore su 24 non dici. So. Beh, a Milano sì, ci sono dei delle grandi città 24 ore su 24. Sì, sì. O anche alcune palestre. Cioè, io penso che sia una caratteristica comune a molte metropoli, però in generale forse. Qua anche la domenica sono spesso, cioè nel senso, tra l'altro è un tema che in Italia viene abbastanza dibattuto negli ultimi anni, nel senso che hanno portato i negozi ad essere aperti con orari più lunghi negli ultimi anni, e di contro c'è stata un po' una risposta negativa dai lavoratori e da le persone che magari sostenevano comunque la loro causa, nel senso la domenica è sacra, non si può lavorare, che sicuramente è un tema interessante da dibattere. Però sì, però sicuramente io ho notato che effettivamente in linea di massima sono più aperti in America, cioè è più facile che trovi il supermercato che rimane aperto fino a tardi, se non 24 ore su 24 fino a tardi la sera. In Italia generalmente ne trovi qualcuno, però generalmente alle 8 più o meno. Sì, alle 8 chiudono, sì. Europe, the BBC reported that London, England, and 6 cities in Spain were the better 24-hour cities. Now we'll visit the sensitive issues of religion and patriotism. World Atlas puts America at the top of the list as the most Christian nation in the world. In the US, on any given day, you might hear the word God, or at least see signs pointing to where you might find him. While parts of Europe are also predominantly Christian, the omnipresence of God in the streets may seem a little overbearing to many of these nations that have forgone church duty. It's the same with flags everywhere. You won't go far in America without seeing the stars and stripes, whereas in Europe, flags are usually designated to the top of poles outside of official buildings. Seeing one planted in a garden may induce a traveling European to believe that he is at the house of a hardcore nationalist, not just someone who is proud of where he comes from. Interesting side note, a 2014 survey revealed the most patriotic country in the world was Thailand, closely followed by the USA. While it may not seem too weird for Europeans, the fact that some people in the States carry firearms might be scary. Per capita, more people in the States own guns than any other country. While most cops in Europe do carry guns, it's unusual to see a cop in England, Scotland, or Wales carrying a gun. The fact that regular Joes might be carrying a firearm seems fairly weird to many Europeans. It might not seem so strange to Serbians, who also have a high rate of guns owned per person. Size also matters to Europeans when traveling in the States. In America, everything just seems bigger, and not just the aforementioned dishes. The roads and streets seem larger for the most part, and if you don't have a car, you can see it hard to get anywhere, especially in a place like LA. The cars themselves seem a lot bigger, large enough to crush Mr. Bean and his Mini, and the people inside them also seem big on average, if not taller, then wider on average. The skyscrapers are taller, and in general, American houses statistically have a lot more space than the average European house. One survey stated that the Danish had the most living space in Europe, still much less than Americans, but much more than the Brits, that to Americans might seem their whole house is smaller than their basement. It may not be that weird, but one might ask why everything is so big in the US. As for appearance, some Europeans may find the amount of Americans that are continually decked in what looks like gym wear a bit strange, as most are not going to the gym. Verissimo, anche io la mattina mi ricordo che c'è stato un periodo in cui ero sempre vestito da ginnastica. Big lips and big breasts may also be a fashion weird to some Europeans, while in the USA the president still seems to sport a fake tan. On the positive side, Americans all seem to have such perfect white teeth, quite different from those Brits. This was hilariously depicted in an episode of The Simpsons in which the Big Book of British Smiles horrifically demonstrated the apparent lack of dental hygiene in the country. So, what do you Europeans out there find strange about Americans? And Americans, what do you think is weird about Europeans? Let us know in the comments. See you next time. Bye. Fa un po' più di confronti con
l'Inghilterra, in realtà il Regno Unito, che col resto d'Europa, cioè sono i più nominati. Però in generale è abbastanza tutto vero. Anche cioè, secondo me, d'accordo. Abbastanza d'accordo con tutto, sì. Se c'è qualche americano che ci guarderà, fateci sapere cosa pensate voi che sia strano degli europei. Esatto. Magari, sì, potrebbero dire il fatto che vi danno l'alcol senza chiedere l'identità. Esatto, tutto all'opposto. Potete andare in discoteca a 16 anni. Vabbè. Esatto. Magari se chi ha viaggiato in Europa ci dica cosa ha trovato davvero di strano, che magari vederlo dal punto di vista opposto può essere interessante. Sì. Infatti. Bene ragazzi, vi ringraziamo per averci guardato. Non dimenticatevi di mettere mi piace, iscrivervi al canale, seguirci nella nostra pagina Instagram e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao.